possibile. L'impianto cocleare è più robusto rispetto al rumore, in situazioni del rumore, rispetto alla protesi acustica. Vi sarà capitato di vedere persone che con le protesi sentono bene, parlano con te tranquillo, faccia a faccia, poi vai a mangiarci una pizza insieme al ristorante e non sente assolutamente niente. No? Perché nelle sottotitoli onde la presenza del rumore è un elemento che inquina l'ascolto e fa diventare tutti i suoni una sorta di pazzi indecifrati. Questo è vero anche se di meno con il piano nucleare. Anche se il bambino ha il piano nucleare, se c'è tanto rumore, il bambino non è in grado di fare questa operazione di figura sfondo. Quando io condito un uomo dente, cioè, tutti parlano e c'è la maestra che parla, riesce a fare questa operazione, no? A tirare fuori la voce della maestra e lasciare sullo sfondo il brusio di piano. Con l'impianto, di meno ancora con le cose, ma anche con l'impianto, questo non è possibile. Se voglio che un bambino con l'impianto mi ascolti e segua il discorso, ammesso che abbia una buona competenza linguistica naturalmente, no? Perché se non conosce le parole che sta utilizzando è ovvio che non mi potrà seguire, ma se è a un buon livello, se voglio farmi sentire, l'ambiente deve essere uditivamente confortevole, okay? Cioè deve essere vantaggioso alla voce rispetto al rumore. E è interessante, ho preso questi dati che nelle classi di solito, guardate, il 45% del tempo i ragazzi si passa ascoltando, quindi ascoltando l'insegnante, il 35% parlando tra loro e l'insegnante, e soltanto il 25% leggendo scritto. Quindi in un ambiente rumoroso un ragazzo con l'impianto e a maggior ragione un ragazzo con la protesi, per l'80% del tempo si trova in enorme difficoltà. Certo, uno può dire la soluzione possono essere i sistemi a modulazione di frequenza, questo sì, ma non sempre questo è così. È interessante questa ricerca, no? Io non pensavo che fosse così grossi i numeri, no? Per cui se è un problema uditivo, la maggior parte di quello che abbiamo dentro la classe è tutto bene, detto proprio in parole un po' tagliate. Quindi, quando ho un ragazzo con un problema uditivo, protesi, impianto che sia, devo fare in maniera che la classe non sia eccessivamente rumorosa. Quindi il numero degli allievi deve essere ridotto, devo utilizzare materiale fuori sorvegliato. Sì, lei sorride, io piacerei insieme a lei, nel senso che invece la tendenza, diciamo, di questo periodo è di rendere le classi, no? Eccessivamente rumorose, questo non è la ragione di nessuno. Naturalmente il matto di un bambino sordo, protesizzato, impiantato, è assolutamente non vantaggio, che tolgo di mezzo tutto il rumore. È molto vantaggioso, ma non lo posso usare sempre, perché non c'è solo l'insegnante che parla, ci sono i compagni, chi alza la mano, le informazioni viaggiano anche in quell'altro modo. Quindi il bambino non può tutto il tempo stare solo con le orecchie collegate al maestro, no? Per poter avere la libertà di interagire e di sentire quello che deve dire gli altri. Una cosa semplice ma importantissima è la sistemazione dei banchi. Piuttosto che la classica sistemazione a file, no? Uno dietro l'altro, la sistemazione a ferro di cavallo è meglio perché consente al ragazzo di poter seguire chi parla semplicemente girando la testa senza perdere il contatto con l'interlocutore principale che solitamente è l'insegnante. Naturalmente il poter mettere i banchi a ferro di cavallo è collegato anche alla classe numerosa, no? Perché se ciò che hanno due ragazzini, una stanza piccola,
e una buona illuminazione. Una buona illuminazione perché per tutte le persone sorde, in questo caso, però che si piacciono, che non usano niente, usano solo la lingua dei segni, è molto importante che ci sia una luminosità tale che consenta di vedere bene la persona che sta parlando. E non sia una luminosità eccessiva accecante. Per esempio questa luce che viene verso di me adesso è vantaggiosa per voi, ma se non per chi guarda voi, no? Perché abbaglia un po'. Evitare l'abbagliamento, usare un certo tipo di luce calda. E queste cose sono facili da trovare anche le specifiche tecniche, perché sono abbastanza diffuse. Però poi ci sono degli elementi che dipendono anche dalla qualità dello scambio comunicativo, cioè come comunico io con una persona sorda, in questo caso un ragazzo della mia classe, che sia portatore di prognosi o di impianto. Se naturalmente un ragazzo che utilizza la lingua dei segni e non utilizza un metodo, è obbligatorio che io sappia parlare la lingua dei segni, questo è fare la bene. In altri casi, invece, c'è un utilizzo della lingua parlata, devo non esagerare l'articolazione. Spesso le persone quando si rivolgono ai sordi incominciano a parlare in questo modo, no? In questo modo rende meno facile capire le parole. E l'importante è articolare bene, lentamente, facendo delle pause ogni tanto, soprattutto quando ad esempio cambio argomento. Il volume della voce non deve mai essere alto. Un ragazzo sordo, protesizzato in mercato, se ha regolato bene il suo sussidio, non ha bisogno che io urli. Ha bisogno di una voce piena, naturalmente, di una voce normale, no? E se non ha capito, l'importante non è alzare la voce, ma ripetere il messaggio un pochino più lentamente e al limite cambiando parola. Perché forse ho usato una parola che per lui era non conosciuta, no? Naturalmente se voglio essere, avere più chance di essere compreso, devo guardare la persona con cui parlo in maniera che lui possa basarsi non solo sul suono, sulla lettura delle labbra, ma su tutta l'espressione del viso e anche del corpo, perché tutto il corpo parla, anche le nostre mani parlano, anche quando lo segnano, naturalmente. E poi regolare la discussione delle due ragazze. E questo farebbe benissimo a tutti i ragazzi, sarebbe una manna anche per i ragazzi studenti, cioè parlare qualche volta, senza vedere il modello della televisione, no? Perché nella televisione sembra che, non so, si riesca a parlare con le cose, ma bisogna sempre sovrapporsi, e indicare chi sta parlando. E questo dovrebbe essere cura dell'insegnante, ma poi spesso i ragazzi lo apprendono e lo fanno anche loro, per cui parla Giovanni e poi